Intanto ieri c'è stato questo primo vertice del centrodestra in cui si è ribadita l'unità di intenti. Sì, certo, abbiamo ribadito e abbiamo appunto deciso di correre insieme per queste amministrative perché chiaramente è stato dimostrato anche alle ultime amministrative, il centrodestra unito vince, siamo convinti di questo e quindi lavoreremo insieme per le prossime amministrative di Foggia. Prossimamente usciremo con una manifestazione pubblica, incontreremo la gente anche per essere aiutati in quello che è il programma che porteremo all'attenzione della gente. Oltre alle forze politiche di riferimento, poi avete aperto anche alle liste civiche. Ma tutte le forze territoriali, anche civiche, che si riconoscono nei valori del centrodestra, che vogliono condividere con noi un percorso politico nuovo, virtuoso, che possa essere di buon auspicio per un'amministrazione prossima all'altezza. Avete già cominciato a ragionare anche su alcuni nomi candidabili? Ma per il momento no, siamo più interessati a condividere un programma snello, un programma realizzabile per questa città che possa rilanciare questa città. I nomi poi saranno una logica conseguenza di quelli che saranno i nostri programmi e quello che vogliamo fare per la nostra città. Ecco, da questo punto di vista sono stati fissati dei paletti. Qual è il programma del centrodestra per rilanciare Foggia? Ne parleremo già lunedì, chiaramente insomma è inutile dilungarmi su quelli che devono essere i macrotemi, la legalità, la sicurezza, la raccolta differenziata, ci sono delle tematiche che devono essere affrontate urgentemente, ma ripeto, non siamo interessati a fare un libro dei sogni per la città di Foggia, ma un programma concreto, snello, che effettivamente possa essere realizzato.